esistenza che è normalmente addormentato dentro noi. Le scuole steineriane, che seguono il modello pedagogico del maestro, si basa sull'utilizzo della percezione dei 12 sensi per accedere all'apprendimento cosciente e vengono usate tutte le arti. Compito dei sensi è quello di comunicare l'esistenza e le caratteristiche della realtà che si percepiscono sia interne che esterne a noi. La terapia antroposofica della pittura è una terapia artistica che fa parte dei metodi curativi della medicina antroposofica. La terapia antroposofica della pittura venne ampliata e perfezionata negli anni 30 dalla dottoressa Margrethe Hoschka e dall'artista Léon Derbois. Secondo la concezione di Rudolf Steiner, l'uomo si compone di quattro parti costitutive che si influenzano reciprocamente. Il corpo fisico è la parte visibile dell'organismo. Il corpo eterico è l'unione delle forze vitali come crescita e rigenerazione. Il corpo astrale contiene la vita spirituale interiore, cioè sensazioni, sentimenti, consapevolezza. E l'io, o l'organizzazione dell'io, che rappresenta il centro della personalità, l'autocoscienza. Le quattro parti costitutive sono collegate tra loro e vengono separate solo dopo la morte. La loro interazione determina lo stato di salute dell'uomo. Le malattie si sviluppano a seguito di uno squilibrio tra questi quattro elementi. Secondo il pensiero antroposofico, la terapia deve pertanto prefiggere l'obiettivo di bilanciare le forze delle quattro parti costitutive, ripristinando così l'armonia. Nell'antroposofia, le malattie non vengono intese come guasti da riparare, bensì come nuova occasione di sviluppo ed evoluzione della personalità. Tutte le malattie sono considerate una manifestazione esterna dell'anima e dello spirito. Ogni caso clinico necessita di una terapia individuale, poiché ogni patologia dipende dalle condizioni personali del paziente. Il processo pittorico trasmette gli umori e le sensazioni. Il paziente impara a gestire creativamente la propria malattia, ad accettarla e infine a influenzarla positivamente sotto la direzione del terapeuta. La terapia antroposofica si pone come obiettivo di sviluppare una pedagogia che insegni ad apprendere lungo tutto il corso della vita e dalla vita stessa. L'uomo moderno ha però bisogno di un percorso verso lo spirito che collega il presente ed il futuro. Non è più possibile ripercorrere le strade del passato senza cambiamenti, senza tenere conto delle nuove evoluzioni. Attualmente la costituzione biopsicosociale dell'essere umano è cambiata, si è trasformata, modificata e quindi anche le sue necessità e le sue aspirazioni sono mutate. La coscienza umana è cambiata. La medicina antroposofica, oltre all'uso di sostanze medicinali provenienti dai regni della natura minerale, vegetale e animale, che vengono coltivati, raccolti e trasformati secondo dei precisi processi scientifico-spirituali, prevede anche l'uso dell'arte come mezzo terapeutico di sostegno e cura. Più volte, Rudolf Steiner ha affermato che sempre più la medicina e l'arte dovranno collaborare per la salute dell'uomo e che l'arte stessa è destinata a divenire la medicina del futuro. L'artista Léon Derbois, che ha perfezionato e utilizzato la pittura antroposofica come terapia, trova nelle forze creatrici della luce, colore e tenebra le proprietà curative. Nell'essere umano la pittura che ne nasce dà forza interiore e costituisce le basi per l'anima. Essa rigenera e ricostituisce i processi di calore, aiutando l'io a ritrovare la via della guarigione. Luce, colore e tenebra sono le tre grandi realtà macrocosmiche da cui tutto ha origine e si esprimono nel microcosmo dell'essere umano. L'uomo percepisce il mondo esterno e lo cattura in sé. Fuori vive il colore, dentro il sentimento. Ognuno crea il proprio spazio di colore in base al suo punto di vista. Interiormente questo si trasforma in sentimento. Il sentire cosmico è colore visibile attorno a noi, che diviene arricchimento dentro di noi. Grazie ad esso l'uomo vive nel presente e nella libertà. Luce e tenebra sono un'esperienza spirituale,
il movimento e i colori sono un'esperienza dell'anima. Tutti questi movimenti e colori possiamo ritrovarli nel nostro respiro, nella circolazione del sangue, nel nostro sistema linfatico, nella relazione tra polso e respiro, negli organi e nei loro processi, nelle ghiandole. Tutto ciò è manifestazione di colore. La pittura terapia consiste nei processi di guarigione che trovano fondamento nelle leggi della luce, colore e tenebra nel cosmo e nell'essere umano. La pittura che ne nasce dà forza interiore e costituisce nutrimento per l'anima, rigenera e ricostituisce i processi di colore. Il colore penetra dentro di noi come proiezione mentale e ci mostra un mondo migliore. Un'altra ragione per pensare in termini di colore riguarda la possibilità attuale di perdere la possibilità di vederlo. La cecità del colore non è solo qualcosa che nasce nell'occhio, è pure qualcosa che nasce nell'anima. Forse la si potrebbe chiamare atrofia animica. Pertanto, tramite la pittura potremmo rieducare la mente, entusiasmare l'anima, nutrire il cuore e, riflettendosi sul corpo, ne migliora le qualità di vita. Attraverso la pittura e l'utilizzo dei colori specifici, il paziente può ritrovare il suo equilibrio con se stesso e il cosmo. Un'opera d'arte nasce dalla combinazione di ciò che l'artista esperisce visivamente e da come interpreta quanto gli viene comunicato dal mondo esterno. Ciò può essere alterato da cause patologiche. Gli effetti di gravi malattie mentali spesso alterano le capacità percettive ed emotive dell'artista. Possono influire sulla sua espressione pittorica e testimoniano come la storia di vita del pittore entra a far parte integrante della sua opera. Tutto ciò affiora nei quadri di alcuni grandi pittori in momenti particolari della loro vita. Ad esempio, Michelangelo soffriva di una depressione di origine psichica. Francisco Goya fu affetto da un'encefalopatia. In Vincent Willem van Gogh, disagio psichico, malattia mentale e infinito talento artistico si esprimono in maniera eccezionale. Ancora, deformazioni delle facce, volti ansiosi ed impauriti, espressioni ossessive sembrano raggiungere i limiti della patologia nei pittori del Novecento. Un artista che ha fatto della sua malattia una denuncia per inneggiare alla vita fu Frida Kahlo, pittrice messicana che fin da bambina, con quel carattere ribelle e anticonformista, doveva fare di lei una prigioniera del femminismo e un'artista pronta a vivere fuori da ogni regola e convenzione. Ma nulla lasciava presagire la sua vocazione alla pittura. Sognava anzi di studiare medicina. Furono poi le malattie che le devastarono il corpo a spingerla verso tele e colori. A 18 anni ebbe un grave incidente che la lasciò con molteplici fratture. La sua pittura, molto intensa, comunica sensazione di dolore e solitudine, ma anche amore per la vita. Colori e pennelli l'aiutavano soprattutto a vincere noia e dolore, e gli innumerevoli autoritratti forse l'aiutavano a dimenticare, per qualche ora, gli infiniti problemi del suo corpo ferito. Frida ricorda il suo amore ossessivo per il pittore Diego Rivera, uno dei pittori più ammirati di quel tempo, che sposerà. Basta. A chi fa la sorsata più lunga, concedo di ballare con me.
Bravo. Preferisco avere un amico intelligente che un amico stupido. La parranda. Palomba negra, palomba negra, ¿dónde andará? Ya no viene más con locura. Via, via, fuori! Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Alla fine di questo percorso, trovare in noi comunque la forza di reagire a problemi e malattie è già una forza non di questo mondo, ma soprannaturale, un'energia positiva che ci sveste della propria pelle e ci riveste di spirito. Tuttavia, la speranza e l'arte non moriranno mai, perché alcune tracce rivelatrici prefigureranno la possibilità di mondi distanti, sconosciuti, differenti dal nostro. Il mistero, custode di una verità suprema, potrà rivelarsi solo alla fede. Così solo un Dio buono e amorevole potrà darci la possibilità di sperimentare nuove strade e modi di per affrontare disagi e paure. Siamo noi però in dovere di svegliarci, di cogliere tutte queste occasioni, affrontare con coraggio le battaglie della vita e non fermarci sulla soglia del precipizio aspettando di cadere. Alimentando ogni giorno con l'amore e lo spirito di vita che è dentro di noi, potremmo sentirci in armonia con Dio e con il mondo. Alla ragione non rimarrà che il beneficio del dubbio. Viva la vita! Te hablan de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Ta-da-da-da-da-da.
que hablan de mí en tu presencia. Diles que yo soy tu negro santo. Diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al te hablan de mi mujercita. Si alguien habla de mí en tu presencia,